Sono Alex Terzariol, sono un designer, ma sono qui in veste di rappresentante dell'Associazione del Design Italiano. Inizio dal nostro professor Philippe Daverio, critico d'arte e noto conduttore televisivo. Grazie per aver aderito a questo nostro invito, Philippe. Abbiamo poi Francesco Morace, sociologo e fondatore con Linda Gobbi di Future Concept Lab, l'istituto di ricerca che analizza i mutamenti della società e supporta l'innovazione. Abbiamo Paolo Favaretto, architetto e designer dello studio Favaretto & Partners e cofondatore dell'Istituto Italiano per il Design e la Disabilità, oggi Design for All. E devo introdurre anche Martin Telser, si è aggiunto all'ultimo momento proprio perché avevamo bisogno di avere una persona che rappresentasse l'esperienza diretta della categoria e che fosse un uomo legato al mondo dell'associazionismo con una grande esperienza, quindi con una grande competenza, e a lui affideremo il compito di raccontare quella che è la situazione qui in Alto Adige oggi e quelle che sono le prospettive, speriamo appunto, per il futuro, per una buona progettazione. Professor Daverio, vengo subito a lei. Che cosa è l'alternativa al design esclusivo? Parliamo sempre di design come qualcosa che, non so, deve essere dedicato a qualcuno, elitario. Oggi invece facciamo un ragionamento completamente differente. Vedo che per non pestare l'acqua nel mortaio, cosa che è una sorta di prassi ufficiale quando si parla di design, sia abbastanza necessario fare quello che facevano i nominalisti alla fine del 300, cioè tentare almeno di definire le parole che utilizziamo, di capire che valore li attribuiamo e che cosa pensiamo che debbano contenere i significati di queste parole. È ovvio che quando, tanto come prima, io anche sottoscritto, mi hanno appena presentato come critico d'arte e come conduttore televisivo. Come conduttore televisivo non valgo più niente perché da 2 anni che la RAI non mi compra niente perché manda in onda il passato, quindi non lo sono più. E come critico d'arte non voglio rubare il pane a quei 20.000 critici d'arte che stanno su tutte le testate dei giornali, anche parrocchiali in Italia. Io, il mio mestiere è vero, faccio l'ordinario universitario di design, cioè quindi proprio... se mi avete chiamato come critico d'arte e conduttore televisivo avete commesso l'errore geniale di beccare la persona giusta, perché forse non lo sapete, ma così negli elenchi del Ministero della Pubblica Istruzione sono classificato fra quelle 30 cattedre che si occupano di quella faccenda lì. Questo mi obbliga anche a ragionare in un modo, con dei parametri un po' più complessi sulla questione. Pensate che io faccio da anni un corso di tipo puramente teorico e semantico sulla faccenda del design, perché la confusione è tanta. Dobbiamo anche capire che cosa vogliamo dire quando usiamo una parola come design inclusivo. Cioè, non è facile. Cioè, intanto dobbiamo capire cosa vuol dire design. Cioè, la prima cosa chiara sarebbe quella, cioè è il termine che viene usato costantemente ma definito poco. In che cosa è diverso un designer da uno stilista? Non è lo stesso mestiere e non è la stessa metodologia di comportamento. Cioè, in che cosa è diverso un oggetto di stilismo dalla poltrona Barcellona di Miss Van der Rohe? E bisognerebbe, primo passo banale, utile. Ebbene, la poltrona di Miss Van der Rohe è l'ectoplasma di un sogno razionale in una Germania che stava lentamente implodendo verso il nazismo. Cioè è il segno positivo di un'epoca drammatica. Noi vogliamo bene a quella poltrona perché, non perché è formale, ma perché è una serie di contenuti teleologici, cioè di immaginazione, e una serie di contenuti etici che gli hanno consentito una cosa incredibile, di avere 70 anni e sembrare a noi contemporanea. Se voi provate a prendere alcuni degli oggetti che sono i più contemporanei ancora che viviamo, la famosa lampada d'arco del Castiglione, c'ha 60 anni oggi,
perché ci vive ancora? Perché contiene una serie di elementi linguistici che ci sono perfettamente contemporanei, cioè l'arco romano, il ferro, il marmo sotto, ma anche un elemento di intelligenza comunicativa ironica, quel buco che ha in mezzo che serviva a mettere la scopa per spostarla, perché se no non si sapeva come sposta, con quello che pesa, non sapeva neanche lei, e ce l'ha a casa, certo. E come la sposta? Metti dentro la scopa e la sposta, era per quello che era stato fatto il buco. Allora quello è già un esempio perfetto di ciò che può essere un design inclusivo per un disabile. Ma, e ci permette subito di entrare nell'argomento, ma al quale manca un elemento fondamentale, la comunicazione, se non altrimenti lei lo saprebbe. Cioè, quindi lei ha in dotazione un oggetto che ha una serie di contenuti comportamentali, di ironie previste, ma non ha pensato che la comunicazione era necessaria perché il suo utilizzo fosse teleologico, cioè avesse una destinazione possibile. Con questo esempio abbiamo finito la conferenza. No, nel senso, la ringrazio molto. Con questo esempio abbiamo in realtà toccato una serie di punti essenziali di ciò che è il design. Primo, il design vero è sempre il risultato progettuale di una visione utopica del mondo. Cioè è un progetto, quando dura, prendete nella vostra immaginazione gli X oggetti che non sono diventati vecchi, sono quelli che hanno dato una risposta concreta, positiva e reale ad un problema immaginando una mutazione del mondo. Voi vi ricorderete tutti, perché avete più o meno la mia età, non è vero, io sono ormai anzianissimo, quelli che hanno la mia età si ricordano ancora la bottiglietta della gazzosa con la pallina dentro. Quella pallina serviva a otturare quando era messa in pressione la gazzosa e poi si schiacciava e si apriva. Però la sua realtà igienica era abbastanza contenuta, perché c'era un po' di unghia dentro nella gazzosa. E il lavarla con la bottiglietta e con la pallina era una roba difficilissima, anche perché aveva una doppia strozzatura che faceva sì che la pallina non cadesse, che era una sorta di ricettacolo. Però allora eravamo tutti più solidi e non ci ammalavamo con la gazzosa sporca. L'invenzione del tappo corona, come raccontava sempre Dino Gavina, è una delle maggiori operazioni di design dell'umanità. Aver immaginato che si potesse tappare una bottiglia con un baracchino di metallo che, stretto, si andava a stringere sulla punta allargata del collo, cioè andando ad abbandonare tutta la linguistica del collo di bottiglia da quando la bottiglia esiste, che era dritta, gli ha mutato la concezione della bottiglia, l'ha fatta chiudere con un ricciolo, ci ha messo sul tappeto e il mondo intero tira di tappo corona. Allora, quello come lo vogliamo qualificare? Quello è il design che, cioè, è l'immaginazione di un mondo completamente diverso da quello che stiamo vivendo. È la proiezione in un'altra dimensione. Ogni opera di design importante è un'opera ideologica. Cioè è un'opera che ha una potente idea che la spinge ad andare in un'altra direzione. Cambiamo campo. La moda ha una problematica sostanzialmente opposta, cioè la moda deve suscitare passione di sostituzione, in quanto la moda deve battersi contro un tema fondamentale della società di oggi. Noi oggi siamo per la prima volta un corpo umano, sociale, che ha come compito di produrre molto di più di quanto non sia capace di consumare. Cioè, se noi non potessimo regolarmente buttar via, demolire, bloccheremmo la produzione. Pensate a questa cosa formidabile che sono i coltelli del Medioevo. Nel Medioevo ci saranno stati in Europa, nel XIII-XIV secolo, 80 milioni di coltelli. Eravamo in tutta Europa 60 milioni, c'era chi ne aveva anche due di coltelli, no? Ce ne sono stati 80 milioni, non ce n'è più uno. Cioè, ci sono alcuni rari coltelli, i coltelli superstiti del 300, sono nei musei europei non più di una quarantina, su 80 milioni. Che fine hanno fatto gli altri? E gli altri li hanno limati per usarli finché sono diventati piccolissimi, quando erano lunghi solo 6 centimetri li hanno ribattuti e hanno fatto un chiodo. Cioè,
noi per un lunghissimo periodo abbiamo progettato in un'ottica di consumo integrale delle cose. Gran parte della progettazione di oggi serve, soprattutto laddove non è design, ma è quell'altra roba che è lo stilismo rispettabilissimo, è una capacità di mettere nell'oggetto una serie di tarli che lo fanno decadere al di là della propria funzione decaduta, cioè lo fanno decadere esteticamente, ci tolgono la voglia di usarlo, rendono obsoleti. Nel grande design ogni tanto si riesce ad evitare questa faccenda, sicché ancora oggi la sedia Tornet 1848 la troviamo in tutti i bar, fu un genio quello lì. La Barcellona la compra ancora il dentista e anche il Daverio, oppure chi ne ha voglia, la Castiglione l'ha comprato il mio collega qui alla mia destra, cioè ci sono una serie di oggetti che sfidano il tempo, quelli sono gli oggetti del design. E quelli sono gli oggetti che rappresentano di volta in volta una ipotesi diversa del vivere della comunità. Cioè ci immaginiamo che come siamo vissuti fino a ieri, può essere migliorato, può essere cambiato, può essere proiettato in un'altra dimensione. Perché faccio questa premessa che sembra un po' così anche ironica o leggera? Perché quando si affronta la questione della disabilità, il primo tema, attenzione, la disabilità non è solo quella stabile, è anche quella transitoria. Cioè la disabilità è la nostra presenza per un mese su un letto d'ospedale che è stato disegnato da un carogna, che ha come unico scopo di farci star malissimo. Io ho avuto l'esperienza personale di una lunghissima degenza ospedaliera, e però siccome ero molto amico del primario, dopo due giorni ho detto, senti, io non ci posso stare su questo letto, sto morendo, e mandai la mia assistente a comprarmi la poltrona di Charles Eames. La grande poltrona, e passai un mese in poltrona perché stavo meglio sulla poltrona di Charles Eames con il seggiolino davanti, cioè con il poggiapiedi, di quanto non lo stessi nel letto ufficiale dell'ospedale comprato per gara pubblica con il controllo di una serie di medici severissimi secondo dei parametri teorici ergonometrici che non erano affatto veri, perché io stavo da cane sul letto, stavo benissimo nella poltrona. Allora, questi ragionamenti sono molto complicati perché ci portano ad una lettura complessiva di quello che è un design umanitario. Quindi non direi tanto un design inclusivo, ma un design umanitario, cioè che tenga conto che gli esseri umani sono proprio umani, non sono stati fatti necessariamente per quel prodotto lì. In questo percorso, devo dire, alcuni bravissimi si sono mossi con intelligenza agli albori del design italiano, uno di questi fu Marco Zanuso, e in modo particolare nel campo della prima infanzia, non mai degli anziani, cioè i primi progetti fatti per Cartel, quando decisero di sostituire quei banchi da tortura che c'erano negli asili, nelle scuole elementari, con degli elementi che erano fisicamente più funzionali, esteticamente più coinvolgenti e soprattutto indistruttibili, cioè la piccola seggiolina del Marco Zanuso di plastica, quella non si rompeva, allora della carta. Allora, ci sono state le mutazioni in quel campo lì, ma nel campo complessivo dell'invecchiamento, dell'indebolimento e anche dell'handicap, che non sono robe di eccezione, sono cose che ci toccano tutti, cioè io adesso apparentemente sono anche presentabile, sto bene, ma sono passato attraverso un periodo di paracalvario. Altre persone ci sono in una situazione del genere in modo costante. Allora, che cosa vuol dire progettare in quel caso? Proprio la domanda non è mica una domanda semplice, perché vuol dire intanto immaginare che tipo di mondo gli si propone e dialogare con loro sul tipo di mondo da inventare. Cioè, di fronte a tutto ciò che è il non norma, e l'umanità non norma è più di metà dell'umanità ormai, tutto ciò che non è norma bisogna inventare in un qualche modo l'utopia possibile per la non norma. Torno ad esempi più semplici. La catastrofe italiana delle normative pubbliche. Questo non riguarda solo
l'inclusivo complessivo, ma riguarda la psiche normativa demente che sta a monte. Voi andate in un museo, bellissimo, tutte le pareti sono state ritirate a nuovo, hanno rimesso le stoffe, e poi vedete su queste pareti perfette un cartello con scritto su estintore che spiega a un totem regi estintore che quello che contiene è un estintore, per nel caso in cui l'estintore avesse una crisi di identità. È così. Normalmente questo cartello viene impiantato anche su una parete a qualsiasi condizione sia posta la parete, cioè anche se la parete fosse una parete rinascimentale, c'è uno che arriva col martello e lo infica dentro. Poi uno va a chiedere: ma perché avete fatto questa porcheria? No. Oppure ogni uscita ha l'infilata di stalle del Settecento, ognuna una dopo l'altra ha la scritta uscita di sicurezza, c'è solo quella porta per uscire, quindi pochi sarebbero in grado di decidere: per uscire mi butto dalla finestra o salgo dal tubo del camino. Normalmente si esce da quella porta, eppure c'è per ogni porta un indicatore verde che rompe l'estetica dell'equilibrio complessivo e che dice questa è l'uscita di sicurezza. Allora, ci dicono che è la normativa europea, noi che siamo badalocchi lo crediamo, ma già voi che siete vicini alla frontiera ci credete meno, perché fate 200 chilometri e scoprite che non è così, cioè che da noi nella penisola è obbligatorio. E poi perché non è obbligatorio a Monaco di Baviera, perché non è obbligatorio a Edimburgo, perché non è obbligatorio a Reims? Ci hanno tirato un bidone allora, c'è qualcuno che con furbizia ci ha fregati. Questi sono i temi complessivi dai quali bisogna partire per poter ragionare. Cioè noi viviamo in un paese dalla normativa feroce e tendenzialmente demente, che ha come scopo principale di proteggere delle aree di utilità, cioè di servire di volta in volta, non al cittadino, in questo senso non è inclusivo per nulla, è totalmente esclusivo perché la nostra normativa serve sostanzialmente delle aree privilegiate. Chi si occupa di urbanistica sa benissimo che per l'edilizia popolare è obbligatoria la tapparella, perché la persiana non consente di fare edilizia popolare in base alle norme transitorie 1967. Ma si vede che quei giorni lì c'era uno della lobby delle tapparelle, cioè gli ha allargato una stecca e questo è detto solo tapparelle, e noi abbiamo preso un pezzo di cultura e di tradizione e l'abbiamo assassinata. L'abbiamo assassinata in una situazione nella quale era anche molto più facile forse aprire la tapparella se uno aveva delle problematiche, piuttosto che mettersi lì a tirare per ora e poi quella roba si infila sempre all'opposto, si blocca sempre, tutte storte, però sono storte, ma quello della tapparella, quello che allora pagò il gruppo di nostri rappresentanti politici per far passare la normativa tapparella, quello sta da Dio da allora. Allora, sono i parametri molto complessi che voi state affrontando con coraggio che vanno proprio guardati con attenzione e lì tentare di capire in che cosa consiste la questione, primo punto, cioè che cosa vuol dire immaginare un design che non sia semplicemente quello fatto per l'adulto che sta bene e che è anche ricco. Grazie veramente professor Daverio per questa introduzione molto precisa, puntuale, perché in realtà apre diversi scenari. Da qui in realtà parte il ragionamento, ma mi piacerebbe sentire da Francesco Morace, dal suo osservatorio privilegiato, che analizza le situazioni, ma soprattutto i mutamenti. Come vede in questo momento la situazione e tutto il suo sviluppo legato proprio al tema del design inclusivo? Molto volentieri, buon pomeriggio, è un grande piacere essere qui con voi e da questa parte del tavolo in questo caso, e devo dire come sempre avviene nelle occasioni in cui fortuitamente si così incontrano la passione e l'intelligenza, la premessa o introduzione di Daverio è assolutamente in linea con quello che vi volevo raccontare. Io sono un sociologo, non sono un progettista, non sono un designer, mi occupo in realtà però di design e di cambiamento sociale da 30 anni e peraltro con alcuni di voi ci conosciamo veramente da tanti anni e per una serie di incroci fortunati. Quello che io
vi vorrei raccontare e per cui credo di essere stato invitato è che proprio da poco tempo, da pochi mesi, ho lavorato su questo piccolo libro, poi mi è stato chiesto anche di portarlo, l'avrete visto all'entrata, che ha un titolo molto impegnativo, Che cos'è il futuro? E al di là di quello che nel libro è raccontato e scritto, io credo che l'aspetto più interessante sia la parte finale in cui io ragiono su quelli che sono i paradigmi del futuro. Perché paradigmi? Si è parlato giustamente di moda e di tendenze in diverse aree della cultura e del comportamento quotidiano. Non c'è dubbio che dal punto di vista sociologico noi che abbiamo un osservatorio, io dirigo un istituto da 24 anni che ha 40 corrispondenti in 50 città del mondo, quindi noi in realtà fotografiamo, osserviamo il comportamento dei consumatori, delle persone nelle case, nelle strade, nei supermercati e abbiamo questo compito anche molto complesso di tracciare delle linee di cambiamento abbastanza universali. Quello che, avendolo fatto per più di 20 anni questo mestiere, quello che vi posso assicurare è che negli ultimi anni a livello globale siamo in presenza di un cambiamento d'epoca. Cambiamenti d'epoca, cioè quelli paradigmatici, non avvengono né ogni anno né ogni 10 anni, ma almeno nell'ultimo secolo, diciamo ogni 25-30 anni. L'ultimo grande cambiamento di paradigma, che ad esempio qui in Italia è facile ricordare per chi come noi ha una certa età, è stato il passaggio repentino dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, cioè gli anni in cui nel giro di 4-5 anni, non di più, siamo passati dalla copertina di Stern con la P38 sugli spaghetti, cioè in cui l'Italia era vissuta, percepita come il luogo del terrorismo agli anni di piombo, e poi invece un'altra copertina, 1982, Time, uomo dell'anno Giorgio Armani, visto che si parlava di moda. Ecco, in quei 5 anni lì, in Italia, ma abbastanza anche nel mondo e in Europa, abbiamo assistito a un profondo cambiamento di paradigma. Dal mondo delle ideologie schierate e militanti e quindi con tutti i problemi che questo comportava, ad un mondo che poi è stato negli anni 80-90 molto riconoscibile, che è stato invece il mondo del famoso edonismo reganiano, il mondo del fashion, del made in Italy, visto che parliamo d'Italia, e che si è esaurito, diciamo, poi nell'ultimo decennio. Ecco, quello che noi possiamo testimoniare attraverso le ricerche che realizziamo tutti i giorni è che oggi nel mondo siamo, e comunque in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, siamo di fronte a un passaggio di paradigma, un cambiamento altrettanto profondo. E qui è interessante perché uno di questi paradigmi è proprio questo nuovo rapporto tra le minoranze e le maggioranze. In termini più di marketing, per cui per chi di voi se ne occupa, potremmo dire il nuovo rapporto tra le famose nicchie, un tempo si parlava le nicchie, no? Le nicchie del lusso, le nicchie, cioè piccoli gruppi che sviluppavano capacità etiche ed estetiche ben definite, che però non erano mai assorbite poi dalla maggioranza, anzi, insomma, alla fine forse anche il concetto di avanguardia da questo punto di vista può essere rispolverato. Ecco, quelle nicchie lì, per tutta una serie di temi, come peraltro anche questo di cui oggi parliamo, che un tempo avremmo definito politically correct, no? Cioè questa idea che non è un'idea nuova, è un'idea ormai che si è andata anche a sposare con una visione per esempio ecologista, militante, tanto che tutto il tema della sostenibilità ormai si è fortemente esteso anche a temi che sono legati a chi ha magari problemi, ed è giustissimo invece oggi ragionare sul fatto che ragionare sulla disabilità, ragionare sulla differenza non significa individuare delle nicchie, non significa individuare gruppi di persone che hanno queste difficoltà magari permanentemente nella loro vita, ma significa individuare delle nuove qualità, cioè una capacità di produrre una dignità. Quindi sono molto d'accordo con l'idea che bisognerebbe parlare di design dell'umano, insomma, no? Cioè questa dimensione human che sta in realtà riemergendo miracolosamente dalle macerie di un modello precedente, che è quello di cui un po' tutti abbiamo parlato in questi anni, quello fortemente orientato al consumo, fortemente orientato alla finanza, insomma un modello che ha avuto una grande forza negli ultimi 25 anni e che oggi già da qualche anno,
possiamo usare il 2008, insomma la crisi economica e finanziaria come un simbolo, ma io non credo che quello sia stata la causa. Probabilmente quello è un effetto di qualcosa che già cambiava almeno da una decina d'anni. In questo passaggio cos'è che sta avvenendo proprio nel rapporto tra le minoranze e le maggioranze? Che molto spesso le minoranze, o diciamo quelle che un tempo venivano definite minoranze, intanto possono produrre a costo zero ragionamenti, riflessioni e produrre, come dire, intelligenza e influenza su quella che un tempo si definiva maggioranza, molto più ampia, molto più radicale e molto più potente, proprio perché a costo zero. E perché questo avviene? Perché il mondo delle tecnologie ci ha messo a disposizione degli strumenti straordinari che poi possono essere usati, naturalmente, come sempre, in modo intelligente o ottuso, ma non c'è dubbio che ad esempio i social network, già vedevo qualcuno di voi con cui abbiamo chiacchierato attendendo l'inizio di questo incontro, che postava su Facebook l'informazione: sono in un luogo e in una situazione, ascolteremo questi relatori e questo ragionamento. Ecco, questa possibilità e capacità di estendere all'infinito l'intelligenza delle persone e quindi anche i bisogni delle persone ci ha permesso di ridefinire, e questo è quello che sta avvenendo e che avverrà in termini paradigmatici nei prossimi 5 o 10 anni, di capire ad esempio che non ha senso considerare la sostenibilità come una qualità che riguarda solo gli ecologisti o quella nicchia o quel gruppo che in modo peraltro illuminato, no, per certi aspetti con grandissimo anticipo, immagino, penso al Club di Roma, insomma addirittura agli anni 70, aveva intuito che se avessimo continuato a portare avanti quel modello di sviluppo, il pianeta non avrebbe potuto più sostenere la nostra vita, la qualità della nostra vita. Dov'è la grande novità e dov'è la rivoluzione silenziosa? Che quel ragionamento, che un tempo era fortemente anche ideologico, perché fortemente schierato e fortemente perché ne aveva probabilmente bisogno, no? Oggi è assolutamente molto più diffuso, accettato ed è molto più trasversale anche rispetto alle posizioni politiche, partitiche e ideologiche, ed è diventata pure semplice qualità della vita, cioè ha acquisito quella dignità umana di cui Phil D'Averio prima parlava. Ecco, questo io credo lo possiamo, come dire, trasferire questo ragionamento sul tema del design for all, perché è verissimo, il design nasce come capacità molto spesso e come talento molto spesso compreso e studiato e osservato da pochi, quindi da una nicchia intellettuale con una forte magari visione culturale e anche una forte vocazione, perché poi non tutti spontaneamente avevano la capacità di capire quello che Le Corbusier o quello che il Bauhaus stava proponendo, quello che poi il pensiero del design e dell'architettura ha proposto nei decenni. Oggi però, perché questo diventa un tema che riguarda tutti? Perché è molto più chiaro ed evidente che le ricadute di quel pensiero, con tutti i percorsi che sono naturalmente sempre non lineari, no? nel percorso e anche nell'immaginario collettivo, sono molto più a portata di vita, no? E a portata di esperienza di ognuno di noi. Questo però, attenzione, non vuol dire democratizzare il design e quindi anche abbassarne il profilo, ecco, non è IKEA per capirci, e non è neanche H&M o Zara che hanno in qualche modo utilizzato questa idea di rendere molto più ampia, no? L'atmosfera che la moda o il fascino che la moda comunque produce nel proporre nuovi modelli estetici. No, significa, io credo, prima di tutto che il mondo che ci aspetta è sempre più un mondo in cui etica e estetica, ad esempio, convivono o addirittura si rafforzano l'un l'altro. E questa è, come dire, una novità, perché molto spesso il mondo dell'estetica, i grandi produttori di estetiche, avevano per propria natura e capacità, soprattutto di comunicazione e di coinvolgimento, interlocutori che erano del tipo che Phil D'Averio ci diceva, quindi un'elite che erano in grado e avevano gli strumenti sia culturali che economici di avere esperienza di quella qualità e di quell'estetica, ma certamente non con delle modalità particolarmente etiche.
Ecco, allora, quello che anche dalla nostra ricerca emerge, quello che anche nel libro io racconto, e anche qui mi ha colpito l'introduzione dell'assessore, perché ha fatto riferimento a due termini che nel libro proprio partono per poi proporre la mia riflessione, che sono da un lato il principio speranza, in particolare questo straordinario lavoro di Bloch che risale ormai quasi a un secolo fa, e che in realtà ci dice: attenzione, intanto l'uomo è l'unico animale che ha una capacità di immaginare il futuro, e quindi è l'unico animale, è l'unico soggetto che è in grado di sperare. Quindi il riferimento all'utopia è assolutamente corretta nel momento in cui ragioniamo sul design, sulla capacità progettuale dell'uomo, che appartiene solo a noi. Ma l'altro, diciamo, elemento interessante a cui l'assessore ha fatto riferimento è un altro libro, un'altra espressione che io considero particolarmente illuminante, che è il principio responsabilità di Jonas, altro testo poco studiato e abbastanza dimenticato. Sono tutti e due testi abbastanza poco studiati, ad esempio le università italiane, e dove si dice benissimo, in realtà Jonas, sappiamo, scrive questo libro quasi contro Bloch e contro il principio speranza di Bloch, perché dice: attenzione, perché poi le utopie, se non vengono in qualche modo tutti i giorni riportate in una dimensione di responsabilità, possono portare, come sappiamo anche studiando poi la storia di alcune di queste utopie, al disastro, no? Possono portare a dittature, possono portare... Quindi bisogna trovare, come dire, gli elementi per tarare il principio speranza, e questa può essere solo la responsabilità. Ecco, allora io credo che trasferendo questi ragionamenti sul tema, che poi verrà affrontato in modo molto più specifico, anche con esempi, insomma, so che ci verranno raccontate cose concretamente molto interessanti di applicazione di questa idea, di questo concetto di design inclusivo. Dal punto di vista sociologico io credo di poter affermare che questa è una fase, proprio perché stiamo vivendo questo passaggio così, io direi quasi un cambiamento epocale, no? Un cambiamento d'epoca così evidente, che si porta dietro una serie di grandi anche difficoltà, di grande ansia, di grandi paure, ci sia però la straordinaria possibilità di ridefinire questo rapporto tra l'utopia e la responsabilità, e di farlo in modo molto più condiviso. Ecco l'altro aspetto, credo, di grande interesse. Oggi siamo qui, credo la sala, mi dicevano, contiene 400 persone, credo che più o meno ci siamo, ed è anche interessante che un venerdì pomeriggio di sole di settembre ci sia una piccola comunità così motivata ad ascoltare le cose che vi raccontiamo. E io credo che questo abbia molto a che fare con le nuove forme di, noi le definiamo in termini paradigmatici, di trust and sharing. Cioè, se non ci fosse questo aspetto di trust, no? Di fidarsi di una qualità, di un contenuto che ci viene raccontato, e se non ci fosse una capacità di sharing, di condivisione, che gli strumenti tecnologici riescono incredibilmente oggi ad offrirci, probabilmente oggi non saremmo qui tutti, e non saremmo probabilmente anche così presi, appassionati a questo tema. Ecco, allora io credo sia molto importante fare ragionamenti che riguardano il design, che è anche design thinking, cioè un modo di pensare lanciato nel futuro, con questa capacità di ragionare in termini ancora utopici, quindi di non come dire, rassegnarsi all'idea che i giochi sono fatti e che dobbiamo semplicemente trovare, come dire, la nostra posizione senza avere grandi ambizioni di cambiare il mondo. Lo dobbiamo fare, ma abbiamo anche capito che l'elemento responsabilità, e che quindi un rapporto ad esempio nuovo tra l'amministrazione pubblica, di chi governa, di chi ha la responsabilità di governare un territorio, e una comunità di progettisti, di creativi, di imprenditori, che invece ha questo fuoco sacro, per fortuna, dell'innovazione, ecco che questa triangolazione possa in effetti avvenire in modo felice. E quindi io credo che il design for all, il design inclusivo, possa anche significare un modo nuovo e diverso di lavorare privato e pubblico, e di lavorare sicuramente non più in termini di elite e non più in termini populistici, ma di lavorare sulle persone, sulla dignità etica ed estetica delle persone, cioè di ciascuno di noi, e di farlo capendo che non si tratta di privilegiare in modo buonista magari un'area, una nicchia di disagiati. No, si tratta di migliorare il mondo nella sua visione più ampia.
E chiudo con un episodio che mi colpisce, perché anche qui le coincidenze sembrano davvero straordinarie. Io ieri ero a Udine, noi stiamo lavorando con la famiglia Snaidero e sul rilancio dell'azienda, e mi raccontavano che intorno al 2005-2006 la Snaidero ha lanciato, poi mi dicevano che c'è peraltro anche questo esempio nella relazione successiva, mi ha fatto particolarmente piacere, ha lanciato questo modello, si chiamava Skyline, che era nata dall'idea di immaginare una cucina per dei disabili. E la cosa straordinaria è che quel modello, progettato con intelligenza e senza rinunciare alla dimensione estetica, è diventato il modello che ha più venduto in assoluto, quindi non per quel motivo, ma perché era stato pensato probabilmente con questa visione semplicemente umana. Io credo che questo sia il futuro, e quindi vi ringrazio ancora per avermi invitato in questa occasione. Grazie. Ringraziamo Francesco Morace per questo particolare intervento e per il fatto proprio che, unendo, partendo dal design umanistico, arrivando a quelli che sono i mutamenti della società, è ovvio che per chi, come molti dei presenti qui,